Buonasera, bentornati a Talk Sicilia. Allacciate bene le cinture perché oggi parleremo di Matteo Messina Denaro e ne parleremo con due ospiti che hanno, come dire, studiato e approfondito il personaggio, ciascuno con le proprie competenze e la propria professionalità. In ordine rigorosamente alfabetico, do il benvenuto e l'ennesimo benvenuto do a Marco Bova, giornalista e scrittore che negli ultimi anni ha scritto un libro, Matteo Messina Denaro, latitante di Stato. E diciamo per la prima volta negli studi di Talk Sicilia, Carlo Pulici, un grande investigatore che per un quarto di secolo e forse più è stato la spina al fianco di Matteo Messina Denaro. Marco, non ha nulla in contrario se iniziamo questo nostro dialogo con Carlo Pulici. Prima e più anziani. Prima e più anziani, questa Grazie, una grazie. stilettata al curare, ma d'altronde, Carlo, Grazie. non ti sono mancate in questi anni le stilettate al curare, perché raccontiamo un po' la tua storia. Tu per tanti anni sei stato il front office della Procura di Palermo, della direzione distrettuale antimafia, e sei l'uomo dedicato alla cattura di Matteo Messina Denaro. Poi qualcosa si spezza e succede il finimondo. Arrivo in procura ad aprile del 1990 e rimango alla Procura della Repubblica di Palermo fino al 2015, quindi 25 anni passati in prima linea. Quanto sei stato vicino alla cattura di Messina Denaro oggi che tutto è compiuto, come si Allora, direbbe a tecnicamente? dire degli altri siamo stati molto molto vicini, noi la verità non la sapremo mai Non comunque. l'avete saputo. Qual è stato il momento in cui avete percepito, perché tu lavoravi insieme alla dottoressa Teresa Principato, nel pool c'era anche il dottor Guido che oggi ha partecipato con la Procura di Palermo alla cattura di Messina Denaro. Quanto siete. Te l'ho già chiesto quanto ti è stato vicino, ma qual è il momento, Ma l'episodio che più vi ha fatto pensare di essere vicini? il momento in cui pensavamo di essere più vicini fu il momento in cui iniziò la collaborazione del collaboratore Tuzzolino, perché unendo le indagini classiche, quindi intercettazioni ambientali con pedinamenti e quant'altro, uniti a ciò che Tuzzolino diceva sulla massoneria, eravamo veramente. Stavamo per scoprire un mondo assolutamente che per noi era nuovo e che oggi Quindi per fare capire a chi ci risulta ascolta, il mondo nuovo che si era disvela ai nostri occhi, l'intreccio tra il latitante e la massoneria. la massoneria. Un tema su cui il libro di Marco Bova ha fatto delle profonde riflessioni, ma tu hai anche collaborato a parecchie inchieste di report, l'ultima delle quali mi ha fatto venire la pelle d'oca. Massoneria, Messina Denaro. Cosa tiene in comune il potere criminale di Cosa Nostra, oltre ai famosi legami storici che noi, diciamo, giornalisti e saggisti, i cosiddetti sapienti, hanno raccontato in tutti questi anni. Ma concentrandoci sulla figura del boss di Castelvetrano, qual è come dire, la molla che ha fatto scattare, come dire, questa collaborazione così stringente da parte delle massonerie deviate? La mafia trapanese, il territorio trapanese è una specificità che si differenzia molto dalla mafia palermitana, che è quella che indubbiamente è stata più raccontata e più rappresentata a tutti i livelli. E la massoneria nel nostro territorio finisce con l'essere la camera di compensazione in cui diversi ambienti si incontrano da sempre. Parliamo di vicende che risalgono quantomeno all'Unità d'Italia e che poi abbiamo continuato a ripercorrere in questi anni. Pensa che a Campobello di Mazara c'è un'emergenza sociale molto grossa, che è la presenza di migranti, lavoratori stagionali che ogni ottobre, ogni autunno vengono Fare a la Campobello di vendemmia, Mazara a raccogliere le olive le olive. principalmente, e ad occuparsi di questo fenomeno, a dedicare attenzione a questo fenomeno è stato il Grande Oriente d'Italia, che a Campobello di Mazara con il Gran Maestro Stefano Bisi è venuto e ha regalato delle tende ai migranti Ma mi lavoratori ricordo che in stagionali. quell'occasione c'era la telecamera di Marco Bova che riprendeva questo episodio. Grande attenzione. Eravamo lì perché era Però tu clamoroso. stai ponendo un quesito ancora più complicato perché diciamo, la tesi ufficiale è che il sostegno alla criminalità organizzata è quello delle massonerie deviate. Tu stai parlando anche del Grande Oriente. No, io ti volevo rappresentare innanzitutto quello che è il ruolo della massoneria Ok. formale, ufficiale nel nostro territorio, che ha sostituito al 100% lo Stato. Lo Stato non esiste. Perché il Grande Oriente d'Italia era lì presente, perché era assente lo Stato, erano assenti i tavoli di coordinamento della prefettura, che solitamente ha affrontato questo fenomeno sempre a ridosso. E nella latitanza di Matteo Messina Denaro, chiaramente noi ritroviamo i protagonisti
di questa storia iscritta alle Devo fare una domanda a logiche bruciapelo. Uno dei personaggi principali di questo feuilleton che è stata la cattura di Messina Denaro, feuilleton lo dico anche per come è stato costruito, non per responsabilità degli inquirenti e degli investigatori, ma per come noi giornalisti abbiamo raccontato questa storia. Uno dei personaggi principali è questo medico, il dottor Tumbarello, ma non è una presenza, come dire, improvvisa quella di questo medico iscritto pure alla massoneria. Tu l'hai ritrovato, in un verbale di tanti anni fa. È stato stupefacente, poi questo verbale è stato riportato anche nell'ordinanza di custodia cautelare nei confronti del dottore Tumbarello, che pochi giorni fa è stato arrestato, ma sin da subito, cercando nel mio archivio, mi sono ricordato, ho subito visto che il dottore Tumbarello era colui il quale era stato utilizzato dal professore Vaccarino, ex sindaco di Castelvetrano e poi infiltrato per i servizi segreti nella corrispondenza con Matteo Messina Denaro, a rivolgersi a lui quando si era posto il problema su chi contattare per Però ti arrivare a prego, Matteo facciamo Messina precisione Denaro. per chi ci segue perché altrimenti ci confondiamo. Quindi c'è il professore Vaccarino, che è un ex politico, ex sindaco di Castelvetrano, che lavora per il SISDE di Mario Mori, che ha il compito, o almeno lui sostiene che sia così, poi il generale Mori darà una lettera di credenziali sostanzialmente a Vaccarino, ha il compito di far catturare Messina Denaro prima e Bernardo Provenzano dopo. Cosa fa Vaccarino? Chi va a incontrare? Vaccarino era pure massone, vorrei ricordare. Assolutamente, questa dinamica resta quasi coperta da un alone di mistero per molti anni. A mettere i puntini sulle i su questa vicenda è lo stesso Vaccarino durante uno dei processi che sono svolti a Marsala. In aula erano presenti il dottore Paolo Guido, che adesso ha coordinato la cattura a Matteo Messina Denaro, c'era la dottoressa Marzia Sabella, che fino a pochi mesi fa era vicario, reggente della Procura di Palermo, e in quella udienza a Marsala, nell'ottobre del 2012, Vaccarino spiegò chiaramente il ruolo di Cosa spiega Tumbarello. Vaccarino? Cioè tu, Tumbarello cosa fa? Vaccarino spiega che quando si è posto il problema su come interagire, agganciare la famiglia Messina Denaro, si rivolge al medico Tumbarello chiedendogli di organizzare un incontro che poi avviene nel suo studio con Salvatore Messina Denaro. Ed è quello che ci racconta Vaccarino nel processo Ma perdone, pubblicamente. io vorrei chiedere a un investigatore, uno che ha fatto per 30 anni ha dato la caccia a Matteo Messina Denaro, un giudizio tecnico, se possibile. Se noi nel 2012, se non sbaglio, scopriamo che c'è un medico che viene contattato da un uomo vicino ai servizi segreti e contatta la famiglia di Messina Denaro, non sarebbe stato opportuno già in quel momento cercare di accendere i riflettori su quella vicenda lì? Non sarebbe stata una strada che avrebbe potuto condurre 10 anni prima alla cattura di Messina Denaro? Sicuramente poteva essere una strada, anzi doveva essere una strada che avrebbe potuto aprire nuovi scenari, ma questo bisogna chiedere a chi era presente all'udienza e a chi ha avuto il verbale e vedere quello che è stato A fatto. voi, cioè, però quello che non capisco io è probabilmente quello che si chiedono anche, diciamo, chi ci ascolta, probabilmente se lo chiede anche Marco come analista e giornalista, ma com'è possibile che un'udienza così delicata poi non venga trasfusa al pool che si occupa della cattura di Messina Denaro? Che non venga trasfusa, diciamo che è impossibile perché i due sostituti che ha indicato Marco erano i due che si occupavano all'epoca della cattura delle indagini sulla cattura di Quindi Matteo tu stai Messina dicendo che Denaro. il pool che si occupava della cattura di Messina Denaro era a conoscenza di questa strutturazione con la Erano firma Messina presenti all'udienza. Denaro? Erano presenti all'udienza. E a te, dottoressa Principato, è stata data notizia di A questa noi non è, vicenda? Vabbè, che io ricordi, a me non è mai arrivata la mettiamo un notizia, punto quindi diciamo, interrogativo un per punto, evitare così le assolutamente sì. polemiche, cioè è possibile che magari È sia possibile che passata sia così. passata, ma non, dico, non sia passata da me, però dico, Peraltro io vorrei sicuramente no. far notare una cosa, probabilmente non vorrei fare sempre la parte del complottista, però diciamo, tutta la vicenda che poi ti vede, come dire, sotto la pressione giudiziaria e con l'accusa infamante per uno come te, che ha speso tutta la vita contro la mafia, di aver favorito la latitanza di Matteo Messina Denaro, succede in un momento molto delicato dal punto di vista della politica giudiziaria del paese, perché è il momento in cui si devono fare, come dire, delle nomine e spunta fuori il sistema Palamara. Cioè, è vero che c'è la mafia, è vero che c'è la massoneria, però anche il mondo della giustizia, come dire, non se la stava passando tanto bene in quegli anni. Vedo Marco un po' Assolutamente sì, annuire. e Marco annuisce. Noi abbiamo presentato a Piazzetta Bagnasco il libro che ha scritto Marco
Matteo Messina Denaro, latitante di Stato, e a quella presentazione era presente il dottore Palamara, che in modo brutale ha detto che probabilmente se non avessero archiviato le indagini che erano iniziate sulla mia persona, sul dottore Viola e sulla dottoressa Principato, probabilmente il Trojan nel telefono di Palamara non sarebbe mai stato iniettato. E quale può essere il legame indicibile che lega il Trojan di Palamara alla cattura Messina Denaro? Perché è come se in questo paese ci fossero dei, come dire, dei grandi burattinai che poi alla fine muoiono i figli a seconda di quelle che sono le esigenze di un potere che noi neanche riusciamo a percepire. Diciamo che da quello che dice Palamara, sicuramente il dottore Bisognava tagliare Viola, le gambe al dottore Viola. bisognava tagliare le Dove era gambe al destinato il dottore dottor Rivale? Dove sarebbe potuto Viola. Il arrivare dottore alla procura? Viola era sicuramente destinato ad essere il procuratore capo di Roma. Perfetto. Marco, un commento a questa, come dire, visione un po' più amplificata del sistema mafia, giustizia, Stato. Le contaminazioni sono tante, sono molteplici. Non c'è voglia, come dire, perché poi alla fine la cronaca ci restituisce, come dire, una visione quasi onirica di questo latitante. Cioè non c'è una responsabilità anche nostra di chi fa informazione. Ormai Matteo Messina Denaro non ce lo ricordiamo più per i suoi intrecci col mondo dell'imprenditoria, col Per mondo il della Viagra finanza. Ce lo soprattutto. ricordiamo per il Viagra, ce lo ricordiamo per i suoi vestiti. Non è un po' Per gli, ma ridicolo? soprattutto per gli adesivi di Mascia e Orso che sono stati Questo mi micidiali. mancava, non lo capisco. Cioè, Drammaticamente, noi sappiamo benissimo che parlare di mafia e di vicende che intrecciano mafia e Sicilia vuol dire parlare dei segreti di Stato. Invece c'è stata la volontà di banalizzare questa narrazione, riducendola al mafioso con la coppola e con la lupara, e ovviamente focalizzando una certa narrazione, soprattutto sul ricordo, sul racconto, sulla testimonianza delle vittime, dei familiari delle vittime che ci hanno aperto uno spaccato su questo mondo molto interessante e importante. La storia della mafia in Sicilia però probabilmente è diciamo, rimpolpata da altro ed è rimpolpata dagli affari di Stato. Quindi leggere la latitanza di Matteo Messina Denaro e queste dinamiche diciamo, conflittuali all'interno di questo contesto ci restituisce tutta un'altra latitanza, ci restituisce tutto un altro contesto in cui probabilmente pezzi dello Stato possiamo dire che hanno fatto finta di dare la caccia a Matteo Messina Denaro. Lo dico al termine di una lunga inchiesta. vabbè, nulla di strano perché già questa cosa è successa con Provenzano. Se non dico una sciocchezza, e se la dico per favore correggimi, quindi non mi assumo la responsabilità di quello che dico. In una parte della sentenza sulla trattativa Stato-mafia si parla di un sostegno alla titan, una sorta di sostegno soft a Provenzano affinché non fosse catturato. Ma soprattutto ora, in questi giorni, No, ma abbiamo. dico, ho detto una sciocchezza o è No, andata. assolutamente no, questo sta scritto in una sentenza su cui è pendente un ricorso in Cassazione, la sentenza sul cosiddetto processo trattativa. Ma oggi, questi giorni che noi stiamo vivendo, del febbraio 2023, sono i giorni a 30 anni dall'arresto di Totò Riina. E noi oggi ci ritroviamo a fare i conti con una ricostruzione per tabulas completamente all'opposto, completamente a capovolta rispetto a quella che c'era stata fornita. Una ricostruzione per tabulas dell'arresto persino di Riina. Per l'arresto di Riina, perché oggi scopriamo, ad esempio, incrociando tutta una serie di dati, che il ruolo che ha avuto Giuseppe Graviano dietro l'arresto di Riina non è stato sicuramente banale. E lo scopriamo in pratica adesso, mettiamo insieme i dati Infatti adesso. vorrei chiamare in causa Carlo su questa vicenda. Sembrerebbe questo signor Salvatore Baiardo, per far capire a chi ci ascolta, non solo ha il dono della premonizione sulla cattura di Messina Denaro, ma sembrerebbe che abbia avuto il dono della premonizione pure ai tempi della cattura di Riina. Ma questo, diciamo, stravolgerebbe, come diceva correttamente Marco, quello che ci siamo raccontati per 30 anni, perché per 30 anni ci è stato detto che, lo dico, diciamo, in maniera banale per farlo capire a chi ci ascolta, che sostanzialmente Riina sarebbe stato venduto a Provenzano, cioè in una dinamica mafiosa invece No. probabilmente sarebbe stato venduto ai Esattamente, Graviano. esattamente. Probabilmente Baiardo ha una sfera di cristallo così limpida che riesce a leggere il futuro. Ma voi avevate incrociato in questi tempi Baiardo nelle indagini su Messina Denaro? Mai. Ma anche questa cosa è abbastanza strana, no Marco? Questo Baiardo è veramente un personaggio molto interessante che utilizza, ormai prima si usavano i pizzini, ormai
i pizzini sono sotto forma di intervista televisiva. Ma in realtà Baiardo a me ricorda sempre, ricorda quei simpaticoni del bar che non ne sbaglia una, ma la dice in maniera talmente sarcastica e talmente ironica che quando la dice non gli credi. E credo che nella sua, in questa sua azione ci sia un pezzo della verità sull'arresto di Matteo Messina Denaro. Ma avremo bisogno di tempo per capire quello che è accaduto. Il problema di fondo è che noi cerchiamo una narrazione basata sullo scoop di oggi o sullo scoop di domani, ma quella che oggi abbiamo già a nostra disposizione è una storia completamente riscritta, perché ci sono tutta una serie di elementi nuovi che, sulla base dei quali noi possiamo elaborare delle riflessioni nuove, e ci siamo già dentro. Poco fa parlavi di report, noi abbiamo raccontato che dietro la strage di Capaci probabilmente c'è anche lo zampino di Stefano Delle Chiaie, un personaggio che è rimasto inedito. Ma questo è un argomento tabù in Italia, ma soprattutto non si toccare, anche perché tu metti in fila tutta la strategia della tensione da Piazza Fontana in poi, è tutto un unico filo conduttore. Ma soprattutto, peraltro, a me risulta sempre dalla commissione Moro che in realtà parte della polvere pirica trovata a, come dire, Piazza Fontana, strage della loggia, Italicus, cioè, è sempre la stessa, la famosa esplosivo De Nasco di Stay Behind. Assolutamente sì, Trapani. Ma, tra l'altro questa parte poi la dobbiamo fare censurare perché diventa abbastanza delicato. Guarda, se la accenniamo soltanto non c'è nessun bisogno di censurarla. Il problema è se il tuo editore ti dà la possibilità di approfondire con una puntata a tema o con una serie a tema. Sì, una serie lì a potresti tema. Diventare un problema. Un problema. No, io preferisco non diventare un problema perché abbiamo già dato, come dire, nella nostra vita per quanto riguarda i problemi. Ma diciamo, invece, politica. Quante volte siete andati a sbattere col muro della politica? Sempre che la politica abbia ancora un ruolo, magari 30 anni fa quando avete iniziato a inseguire Matteo Messina Denaro forse era più preponderante il ruolo della politica, non vi siete mai accorti nel pool che dava la caccia al boss di Castelvetrano questo diluirsi della politica? E poi un'altra coincidenza, è un caso probabilmente, ma questo te lo chiedo ovviamente, diciamo, non potevi essere presente, è un caso che la stella di Messina Denaro si sia offuscata esattamente un paio di mesi dopo che il suo grande, come dire, ci dicono le sentenze, amico politico, viene arrestato, viene condannato in Cassazione definitiva. Secondo me c'è una serie di coincidenze che portano sicuramente all'arresto di Matteo Messina Denaro, quindi la malattia o l'arresto di Dalì piuttosto che un certo tipo di intercettazioni o un certo tipo di attività di polizia giudiziaria. E questo, consentimi, è il risultato di un ottimo lavoro che comunque hanno svolto i carabinieri, perché comunque bisogna dare atto che l'APG ci ha sempre messo il suo impegno. Probabilmente l'ostacolo, come diceva la Principato, sta un po' più in alto della polizia giudiziaria. Quindi diciamo non è un problema della veridicità dell'indagine che ha portato alla cattura di Messina Denaro, semmai bisogna chiedersi perché non è accaduto prima. Questa se non domanda, sbaglio, questo vorrei farti completare la domanda, perché se non sbaglio i carabinieri arrivano a Messina Denaro basandosi su un'inchiesta dell'anno precedente dove ci sono una serie di collegamenti con uomini vicini a Messina Denaro dove si parla di questa malattia. È lì che capiscono che la preda è lì per essere catturata. Sull'arresto di Matteo Messina Denaro io non credo faccia dubbi. Fede quello che ha detto il procuratore capo De Lucia, sì, all'inaugurazione dell'anno giudiziario, cioè ci saranno i processi, usciranno le carte e su quelle valuteremo. Fin quando non usciranno le carte, fin quando non avremo la possibilità di toccare con mano ogni passaggio che ci è stato descritto nelle conferenze stampa e negli incontri, purtroppo avremo difficoltà a ragionare seriamente sull'arresto di Messina Denaro. Discorso diverso è ragionare su questi 30 anni di latitanza, sì, che hanno già un significato, anche se mi permetto di condividere con voi una riflessione. Io ho raccontato come altri la latitanza di Matteo Messina Denaro come 30 anni di ricatto allo Stato. Oggi noi ci alziamo la mattina, leggiamo le agenzie ANSA o i giornali più importanti del nostro paese e ci sono, troviamo i virgolettati di Matteo Messina Denaro che nonostante sia al 41 bis riesce a inserire nelle condutture dell'informazione le sue opinioni, le sue dichiarazioni. Come arriva? Per cui mi chiedo, queste sono domande per la magistratura sicuramente, ma io mi chiedo... È legittimo che accada? Io mi chiedo, il ricatto è finito? O il ricatto è ancora in corso?
30 anni di latitanza si sono conclusi, adesso abbiamo un personaggio, questa persona che si trova detenuto e che addirittura può inserire le sue parole nel dibattito pubblico. Probabilmente non è cambiato granché nella gestione di questo grande ricatto, perché ce lo dicono tutti, domani potrebbe parlare, potrebbe dire qualcosa, potrebbe indicare, per cui continua a essere in fieri questo ricatto di cui abbiamo parlato. Questa è una riflessione su cui non so come voi la pensate. Ah, io parlando di ricatti sinceramente credo che dovremmo anche un poco fermarci, perché secondo me confondiamo un po' con i nostri telespettatori. Capisco che l'argomento è molto ghiotto e succulento, però forse è il caso magari di darci un aggiornamento e rivederci fra qualche mese, quando magari si avranno delle informazioni ancora certo, più approfondite. Io per questo allora ringrazio sempre in ordine alfabetico Marco Bova, che insomma periodicamente viene torturato qui dalla nostra redazione di Blog Sicilia e di Video Regione. Ringrazio il debutto di Carlo Pucci, che spero avere nuovamente come ospite qui a Blog Sicilia, anche perché secondo me è giusto in questo momento ricominciare a fare anche un po' di lavoro retrospettivo su quella che è stata la mafia corleonese. Visto che tu sei un grande storico, un grande conoscitore di questo fenomeno. Quando affronteremo pian piano il tema, diciamo che quello che mi è successo la dice già lunga, sia sulle modalità che sui tempi. Poi quando volete ne torneremo a parlare. Allora, grazie ancora a Marco Buono e Carlo Pulici e alla prossima puntata di Talk Sicilia.